anche oggi solo. Tranquillamente solo in questo porto aereo di Londra, che è andato trasformandosi in un labirinto nel quale si vende di tutto. Un bazar, un supermercato del duty free e del tutto. Torno al mio paese di nascita ogni qualvolta sento quel richiamo. Anzi, a dire il vero, ogni qualvolta posso. Shirley, mia moglie, è nata in un villaggio a suo tempo conosciuto come Queen Charlotte, oggi Queen Charlotte City, sull'isola di Graham. Una donna squisita. La mamma di Shirley, 100% Haida, piccola di statura e graziosamente grassottella, era stata una bellissima donna in gioventù. Il suo nome è Oshineli, ma sia io che Shirley la chiamiamo Nelly, con la pronuncia latina della I. Come i suoi antenati, Nelly crede che, dopo la morte, potrà scegliere di essere reincarnata nell'animale di sua preferenza. Pensando alla vita, spera di poter essere reincarnata in un corvo. Non in un comune corvo nero, ma in un corvo bianco, albino, come quello che era vissuto nella terra degli spiriti prima del mondo degli umani. Ancora stordito dal viaggio, lo sguardo va a posarsi sull'orto, alla mia destra, tra strada e ferrovia. Quella fonte di vita è morta, uno straccio raggrinzito. Un giorno quell'estensione di terreni era stata coperta di verde e di oro, dei colori più vivi e più belli della natura. Aveva rifornito ognuno degli abitanti del paese di frutta e di verdure. Agli, cipolla e spinaci, cime di rape, tenerissimi rapini, frutti di stagione e fiori. Fiori di ogni colore per i vivi, bianchi crisantemi per i morti. Il mio cuore palpita, lo sento. Poi si ferma. Riprende a palpitare più forte e di nuovo si ferma. Un fiore. Avrei mai ricevuto io una qualche visita con un fiore in uno sconosciuto cimitero di Vancouver? La speranza di un fiore poteva solo esserci nel mio paese e forse nel lontano cimitero di Queen Charlotte City, tra la gente amorevolmente silenziosa di Nelly, in attesa della rinascita del corvo bianco. La casa è quella di sempre. Si nota subito però che è abitata dall'abbandono. La polvere si è accumulata sui mobili, si è incrostata sulla stufa in cucina. I ragnoli hanno lasciato punti e maglie agli angoli delle mura, hanno invaso la casa. Al mio passo si muovono sorpresi, scappano in alto, si richiudono nelle loro maglie come a nascondersi, a rendersi invisibili. Mi ricordano la leggenda del corvo e della conchiglia che una sera d'inverno Shirley aveva raccontato a Johnny e Sophie, i nostri figli, ancora bambini.
Un bel giorno, all'inizio del tempo, il corvo si trovava sulle isole Queen Charlotte quando vide una bellissima conchiglia piena di minuscoli esseri umani. Con la sua facile parlantina, li convinse a lasciare la conchiglia e seguirlo nel suo mondo meraviglioso. Fu così che nacque il popolo Aida. Mi giunge familiare il suono delle campane. Anche mia madre si affacciava spesso a quella finestra per vedere se passava qualcuno, e se qualcuno passava, chiedeva se c'era qualcosa di nuovo in giro. Non tardo a riconoscerne il significato. La chiesa gridava ai quattro venti affinché tutti potessero sentire che aspettava un morto. Il suo morto. Una vecchia svolta l'angolo della chiesa, poggiata al suo bastone, cammina con passo stanco, statico, quasi come il tempo antico dei suoi anni. Mi pare di conoscerla, ma non ne ricordo il nome. Ha un fazzolettone nero sulla testa, con un nodo lungo che scende sulla nuca, come un codino. Vista così, a distanza e dall'alto, per una strana associazione di idee mi ricorda un corvo. Non quello bianco di Neli, ma un corvo comune. Un corvo nero. Un cacciatore. A te che era morregato. Non so. Frustala! Dubitavo che il morto potesse essere un americano. Quelli che erano partiti per le Americhe morivano nelle Americhe. Nessuno mai tornava, neanche per morire. Doveva trattarsi proprio di un qualche cacciatore. Lo erano molti dei contadini, come lo erano molti degli artigiani e lo erano anche tutti i soci del circolo dei galantuomini. Paese di emigranti, paese di cacciatori. Mi chiedo, è vestito di nero anche il morto? Che cosa è successo? Qual è stata la causa della sua morte? Parlano di soldi, soldi prestati, cose del genere. Parlano di un bosco maledetto. Ma quell'uomo non prestava soldi a nessuno. E non aveva bisogno di prendere soldi in prestito da nessuno. La canna del fucile lo guardava. Era puntata direttamente alle tempie. Incidente. Omicidio. Suicidio. L'ultima volta che sono stato in chiesa, mia madre era ancora in vita. C'è qualche cambiamento. Le luci della chiesa sono tutte accese. I loro bagliori si riflettono come scintille sulla bara di vetro del Cristo morto. Ombre strane si abbracciano con le statue dei santi. Il silenzio che regna, rotto solo da un odore di fiori freschi, dà l'impressione della staticità, come se il tempo si fosse fermato lasciandosi dietro quell'odore. Può essere eterno l'amore. E può essere eterna la vita. Continua davvero la vita dopo la morte? E se continua, allora come? Come continua? O sarà che la vita continua con la reincarnazione, come nella credenza di mia suocera Neli, che voleva essere reincarnata nel corvo bianco e della sua gente, il popolo Aida di Queen Charlotte? Il povero Cristo che non c'è più è chiuso in una cassa di lucido mogano, pronto a intraprendere il cammino lungo il viale dei cipressi, il cimitero. Ma è quello l'aldilà. La
La vita di ogni singolo emigrante è un po' come la vita di tutti gli emigranti. Andiamo via, perdiamo le nostre radici, ci trasformiamo prima o poi, in un modo o nell'altro, in vittime incoscienti del nostro inutile vagabondare. Come ogni storia ha il suo passato, ogni passato si trasforma in uno scomodo presente. Il passato di quell'uomo, emigrante, cacciatore, lo aveva raggiunto nel suo presente e lo aveva fulminato, lo aveva distrutto nel suo punto più vulnerabile, che è la mente. Il martello che inesorabilmente colpisce e stordisce. Finisce. Doveva aver perso la chiarezza dell'anima. Senza cercarla, aveva trovato la notte della sua vita, chiusa nella fragilità della sua anima. E mi ritornano in mente le Memorias di Pablo Neruda, i suoi messaggi insidiosi, come quelli contenuti nelle leggende del popolo Aida di mia suocera Nelly, che volevano spiegare i segreti del mondo, i segreti di una vita vissuta e di una vita ancora da vivere nella reincarnazione che segue la morte. L'uomo dovrebbe sempre poter morire nel luogo in cui è nato. E ora anche io, come a suo tempo quell'uomo, mi ritrovo con un piede in quella fossa e uno di là, in quel mondo lontano che non sono mai riuscito a capire. E non so ancora se la vita è qui e la morte là, oppure se la vita è là. E qui non c'è altro che la morte. Ma forse anche questo è difficile da capire, come tutte le cose, come la vita di quell'uomo, il suo incredibile passo. Mi sento circondato dai suoni spontanei e misteriosi della natura, come quando mi trovo su Queen Charlotte Island, la musica del silenzio, cadenzata dalle parole di Neruda. Lo sradicamento degli esseri umani è una frustrazione che offusca la chiarezza dell'anima. Mi porto addosso e dentro le superstizioni ancora vive tra la gente del mio paese. Il gatto nero, le ombre del bosco maledetto, e mi accompagna il ricordo del corvo bianco, delle leggende del popolo Aida. Solo, tranquillamente solo, come sempre, nella solitudine che ogni uomo si porta dentro, come incancellabile reliquia. Vado al convento per lavarmi la coscienza e per cercare di scoprire, tra la severità di quelle mura centenarie, il segreto di una vita nuova al di là della morte, sotto le ali protettive del corpo bianco di mia suocera.